sindaco. Grazie, cara, gentilissima. Grazie. Comunque, sindaco, grazie mille per il suo intervento. Dovere, dovere. Arrivederci, buon lavoro. Stia bene. Ehi, don Di, queste discese ardite le risalite. Sale, sindaco. A te cercavo. Che è successo? Sono venuto a messa stamattina. Hai parlato una bella omelia, devo dire la verità. Ma mi preparo io. Il giorno dopo mi preparo davanti allo specchio, faccio le prove. Poi, quando c'è l'argomento della coppia e matrimonio, mi piace tantissimo perché. Bravo. Alla base di tutto quello sta. E qui volevo arrivare. Cioè? Cioè, hai parlato di matrimonio, hai spiegato così bene tutto l'arco. Spera cosa mi viene da sorridere. Cioè? Com'è? Parlate di matrimonio voi preti? E non siete neanche sposati. Cioè, mi viene da ridere. Perdono, mi viene da ridere. Vedi che era un'osservazione giusta. Cioè, non ci avevo mai pensato a stare. Giustamente, come faccio? Senta, sindaco, e voi politici che parlate di lavoro? Avete mai lavorato? Non ci siamo detto nulla. Non ci siamo detti niente. Niente. Bravo, ti voglio bene. Ciao, fammi vedere. Buon lavoro. Grazie. Chiamare perché? Eh sì, perché mi ha chiamato tua moglie piangendo, quello se n'è andato, non torna, ma che sta succedendo? Che sta succedendo, Don Dino? La verità, ho conosciuto un'altra donna, una bionda, stupenda, che ve lo dica a fare, Don Dino? E ho perso la testa. Ma poi mi fai vedere la fotografia comunque, anche per capire comunque sia, ecco, vedi, cioè, non si lascia una donna per un'altra donna. Un vero uomo se le tiene tutte e due. Se non dico io queste cose, che te le devi dire? Che rimane tra noi però. Grazie del consiglio, però non si pensavo. Grazie. Mo che faccio? Chiamo mia moglie? E si chiama. Io fai una preghiera, adesso vado a farmi andare. Cosa ne va quello? Si può parlare. La palestra. Porta i primi risultati. Ma allora. Le tue problematiche quali sono? Don Dino, io non riesco a trovare il mio principe azzurro. Tutti che cercano il principe azzurro, dai. Prima, una volta, il lupo dovete trovare. Il lupo? Certo, vi vede meglio, vi sente meglio e vi mangia meglio, che non è poco. Sì. Giorno d'oggi, a me, io devo dire queste cose. Preghiamo affinché questo lupo... Mamma mia, ma guarda qua, guarda. Che bellezza! Mai visto? Ma. Aspetta. Cosa? Senti. Che il ruscellio. Il rumore del ruscello. Il ruscellio, madonna amore, ma tu te tu le inventi queste. Sediamoci! Grazie! Sì! E te voilà! sì, che bello, che bello. Sì. Che romanticismo! Che poesia! Vero! Amore, dimmi. Stavo pensando. Sì. Se noi avessimo un figlio, come potremmo chiamarlo? Non voglio figli. Non voglio figli. Un po' lungo come nome, ma dai, potrebbe andare, sì. Mi piace, è stravagante. Non è il solito nome comune. Non voglio figli. Non voglio figli? Subito qua. Sì, dai, mi piace. E muoviti, dai! Amore, però devi andare piano! Sono pianissimo, sono. Che sei tu che... Fammi attaccare! Al muro! Ma dove... Quanto sono sti scalini, però? Che sta un po', ci può cadere pure io! Metti che cado! Ti rialzi! Ma fammi sentire, che ore sono? E sono le 11:15, sono. L'ora della pasta al forno! Adesso! Un'ora fa abbiamo fatto colazione, che cosa hai mangiato? 4 toast e 2 uova sbattute! Ma ti buca lo stomaco che tengo, quant'è? Se non l'avessi notato, indosso lo stesso vestito. Sì, infatti, quello che stavo dicendo. Beh, portami a mangiare, andiamo al ristorante. Sì. Piano. Amore, dal ristorante! Ma dov'è che dai, che lato? Muoviti, fai conto, che la cosa è stanca, ora si mette a correre.
grande soddisfazione. Complimenti, collega. Veramente complimenti. Ho appena avuto la notizia. Mi sono commosso anche perché mi sono ricordato quando sono diventato io papà. Complimenti di che? Complimenti perché? Scusa, tua moglie ha partorito. Bravo, ha partorito, ieri. Sì, ha partorito ieri. Sì. Sei contento? Due gemelli, che bella cosa. E questo è il problema? Due gemelli, due. Beh, due gemelli, per forza. Ma chi è l'altro padre? Chi è? Giustamente chi è? Non ci avevo pensato a questa cosa. Secondo me, diciamo, possiamo anche riuscire.